Parliamo di lavoro con l'assessore regionale Gianna Pentenero, un tema importante e su cui si gioca il futuro dei nostri giovani. Intanto noi siamo impegnati nella riorganizzazione della rete dei servizi per il lavoro e quindi all'applicazione della parte, la seconda gamba del Job Act, cioè quella legata a tutti gli strumenti per poter dare attuazione al piano nazionale delle politiche attive per il lavoro. I centri per l'impiego sono sicuramente un tassello importante, il tassello principale con il quale la regione eserciterà la propria attività. Abbiamo fatto appunto un giro nei 31 centri della regione Piemonte per conoscere la situazione, per incontrare tra l'altro i dipendenti, i lavoratori che dal 1° di gennaio sono entrati a far parte dell'Agenzia regionale per il lavoro. La situazione è una situazione interessante perché ci sono progetti interessanti che credo debbano diventare delle buone prassi da estendere a tutta la regione, quindi là dove ci sono esperienze importanti è giusto che in tutta la regione siano ripetuti. Sicuramente ci sono territori dove il numero di dipendenti è un numero troppo basso per poter consentire loro di effettuare politiche importanti e politiche significative, occupandoci appunto di persone che hanno perso il lavoro e che quindi devono reimmettersi all'interno del mercato del lavoro. E quindi abbiamo necessità di rafforzare la rete dei servizi per il lavoro. I dati della crisi in giro per il Piemonte sono dati che ci dicono che ancora la situazione è sicuramente preoccupante, è ancora una crisi che si fa sentire, che fa sentire i propri effetti, anche se abbiamo avuto dei segnali positivi sul finire del 2015, quindi da lì bisogna ripartire e quindi insomma siamo impegnati in un piano davvero importante che metterà a disposizione risorse importanti della comunità europea, che sono risorse del Fondo Sociale Europeo, circa 60 milioni appunto per le politiche attive, quindi per tutte quelle persone che oggi non hanno ammortizzatori sociali e che non hanno possibilità da soli fanno fatica a trovare un posto di lavoro. È evidente che quella è una parte del nostro lavoro, l'altra parte è legata al far sì che nuove imprese abbiano voglia di investire in Piemonte e tornino a dare possibilità di sviluppo per il nostro territorio.